Benvenuta nella nostra banca. Cosa posso fare per lei? Beh, tanto per cominciare, può accettare questo regalino. L'ho preparato con le mie manine. E va bene, grazie, visto che insiste. Buono. Adesso faccia il bravo e mi dia tutti i soldi della banca. Certo, signora. Mi scusi solo un minuto, vado a svuotare la cassaforte. I dolci della nonna. Eh sì, è proprio bello. Ah, che meraviglia! È o non è il massimo del lusso? Altro che! Il nuovo centro benessere del campus è troppo forte! Anche la clientela non è male! Non avevo mai visto così tanti bei ragazzi tutti in una volta! Oh. Ehi, forza, befane! Smettete di fare jogging e fatevi una passeggiata, perché ora tocca alla sottoscritta allenarsi! Sbaglio, dico bene, Trent? Sì, 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 certo, dici benissimo, Mandy! Sloggiate senza fiatare, perdenti! Devo rassodare i glutei e alla svelta! Non ci scocciare, Mandy. Non ci puoi costringere ad andare via. Esatto, in palestra se una macchina è occupata devi aspettare che si liberi. Se vuoi usare il tapirulan, tu e i tuoi glutei dovrete aspettare il vostro turno. Cosa? Aspettare? Ah, non ci penso nemmeno. Se non volete darvi una mossa vorrà dire che provvederò io ad accelerare il ritmo per voi. Accidenti! L'ha regolato sulla modalità atleti! Non posso crederci, Mandy è la numero uno in quanto ad antipatia! Spesso mi chiedo come vivremmo senza i suoi continui tentativi di renderci la vita impossibile. Continua a sognare, purtroppo non smetterà mai di importunarci. Oh, avete visto? Nel bagno di fango ci sono anche le bolle. Queste bolle mi sanno tanto di Whoop. Sa che hai ragione! Oh no, così non va affatto bene. Oh, meno male. Grazie, Jerry. Sì, bravo, sei proprio un tesoro. Non c'è di che, ragazze. Tuttavia dubito che mi ringrazierete dopo quello che vi farò vedere. Ecco a lei, signora. È tutto ciò che abbiamo. Dove sta il problema? È una normale transazione tra cassiere e cliente. Purtroppo no. Avete appena visto il filmato di una rapina in una banca di Ginevra. Sono stati messi a segno altri colpi uguali a Londra e a Vienna. È una mia impressione o sono i furti in banca più amichevoli nella storia del crimine? Già, dove sono le minacce, la paura e l'aggressività? Non ne abbiamo idea. Sappiamo soltanto che si tratta di rapine fuori dagli schemi e che molto probabilmente sono opera della stessa persona. Oh! Oh! Pare che sia in corso un'altra rapina in una banca di Parigi. Dovete recarvi sul posto. Fortuna vuole che siamo sulla capitale francese. Mi dispiace, ma mali estremi, estremi rimedi, ragazze. Buona missione! Aspetta! Mancano i supporti per aiutarci ad andare a fondo di questa faccenda! Oh, sì, è vero. Hai ragione. Quasi me ne dimenticavo. Così va molto meglio. E i supporti? Dove saranno finiti? Oh, che carino! Dove eravamo rimasti? Ah, sì, i supporti. Dentro lo scatolone ci sono il bracciale crea spazio, la forcina antiserrature, la cintura con bolas incorporate e tre volopattini fuggi-fuggi. Oh, grazie, Jerry! Ci mancherebbe. Preparatevi per l'atterraggio. Stiamo scendendo troppo veloci! Dobbiamo rallentare il paracadute! Sono salve per un soffio! Per poco non diventavo parte integrante di un marciapiede di Parigi! Ok, come facciamo a scendere al pian terreno dove si trova la banca? Semplice, usando i gadget che ci ha appena dato Jerry! Seguitemi, prego! Ora è il momento del bracciale crea spazio! In cosa posso esservi utile, ragazzi? Ma dov'è il ladro? Non era in attività?
fatto una rapina in questa banca. Da dove vi viene questa idea? Forse dal fatto che la cassaforte è spalancata e che il suo contenuto è scomparso. Eh sì, hanno fatto piazza pulita come al megastore delle scarpe dopo le vendite promozionali. Come mai tutte queste briciole? Profumano di torta. La cosa mi puzza. Suggerisco di farle analizzare. Tranquilla, ci penso io. Non intendevo esaminarle in quel modo, Alex. Eh? Ehi, cos'era? Forse il nostro ladro. Andiamo a vedere, dai. È il veicolo per la fuga fare tutto questo rumore. Grazie mille della visita. Vi auguro una splendida giornata. Che non è uno scooter come gli altri. Nonostante le apparenze, sembra in grado di battere il record di velocità. È il momento di sfoderare i volopattini. Hai avuto una brillante idea. Guadagniamo terreno. Quel ladro è forte, ma noi lo siamo molto di più. Andiamo a catturarlo. Disastro! Alla fine il criminale è riuscito a fuggire e il mio volopattino è andato in mille pezzi. Considerati fortunata, potevi finire tu in mille pezzi. Nonostante i nostri sforzi, non abbiamo scoperto ancora nulla sul mistero delle rapine in banca. Possiamo solo far ritorno al campus e aspettare il risultato delle analisi sulle briciole. Se gli allenamenti sono stati interrotti da quella cafona di Mandy, con l'inseguimento abbiamo fatto un po' di esercizio fisico. Molto esercizio fisico. Vi confesso che sono esausta. Per ricaricarsi non c'è niente di meglio di un pomeriggio in spiaggia per un po' di tintarella pomeridiana. Relax con la R maiuscola. A pensarci bene, non sono in vena di stare in spiaggia oggi. Andiamo via. Ehi, ragazze, allora come state, care? Ah, per favore, Mandy, da quando ti interessi alla nostra salute? Avanti, torniamo al centro benessere. Aspettate, non andate. Vi lascio il mio posto, il mio ombrellone e il mio cestino da picnic. Dopo la scenata che vi ho fatto in palestra, è il minimo che posso fare per voi. E prendetevi la comoda, vi ridarete ogni cosa quando ne avrete voglia. Divertitevi! Lasci pure che guidi io, Trent. Mi hai fatto aria col ventaglio, sarai stanco. Va bene, Mandy, come vuoi tu. Secondo voi si è fatta trapiantare una nuova personalità mentre noi eravamo in trasferta? Già, hai ragione, Clover. Non l'ho mai vista comportarsi così. Oh, però a ben guardare che disordine. La coperta è piena di briciole. Hanno un'aria molto appetitosa. Ferma! Non puoi mangiarle, Alex. Già, mangiare i rimasugli di un picnic è veramente disgustoso. Tra l'altro mi sembrano identiche alle briciole che abbiamo rinvenuto nella cassaforte. Potrebbe essere un indizio. Salve ragazze, ho delle notizie da darvi.
Le analisi delle briciole che mi avete mandato prima mostrano la presenza di un ingrediente alquanto inconsueto, una sostanza che altera l'umore rendendo il soggetto ben disposto e accondiscendente. Ma davvero? Beh, direi che è fantastico. No, non è fantastico, Alex. Ecco perché i dipendenti delle banche erano così disponibili e perché Mandy era così insolitamente gentile. Ma da dove arrivano le briciole? Qualcosa mi dice che stiamo per scoprirlo. La casa dei dolcissimi cupcake. Non l'ho mai sentita. Controllo se ci sono informazioni al riguardo nel database. Oh, oh, pare abbiano appena aperto a Beverly Hills un negozio di dolci con quel nome. Temo che dovremo rimandare la giornata in spiaggia. Dobbiamo tornare in missione. Guardate che coda! I cupcake fanno furore a quanto pare. Ciao ragazze! Come sono contenta di rivedervi! Volete assaggiare un delizioso cupcake? Così evitate di fare la fila. Ah, no, grazie Mandy. Ci vediamo dopo, magari. Perfetto! Allora vi chiamo io. Qui stiamo rasentando il ridicolo. Da quando in qua Mandy è diventata così premurosa e golosa di carboidrati? Non lo so. So soltanto che per essere stato appena inaugurato, questo negozio sta vendendo davvero una valanga di cupcake. Coraggio, andiamo a dare un'occhiata. È pazzesco. Sì, altro che. Non avevo mai visto così tanti cupcake in vita mia. Oh, è un'ingiustizia. Come faccio io a concentrarmi sulla missione quando l'unico pensiero che ho è mangiare? Ricordando a te stessa che questi dolci sono opera di una persona molto pericolosa. Ragazze, a proposito di pericolo, il veicolo laggiù non vi ricorda qualcosa? Ma non mi dire. Quello è lo scooter del rapinatore. Il che significa che se c'era qualche dubbio che le rapine nelle banche e i cupcake fossero collegati, adesso non c'è più. Beh, a questo punto non ci resta che smascherare il colpevole. Questa porta è chiusa. E noi sappiamo cosa dice il manuale della Whoop sulle porte chiuse. Beh, ad essere sincera, non ho mai letto il manuale. In effetti neanch'io, perché aspettavo l'uscita in DVD. Oh, il manuale dice che una porta chiusa è il peggior nemico di una spia. Perfetto, in questo caso non ci resta che sfondarla. Ehi, aspetta Alex, ho un'idea migliore. Mettiti all'opera, forcina, apri serrature. Caspita, di che cosa si tratta? Ah, non lo so, ma una cosa è sicura. Le lucine lampeggianti su una carta del mondo non sono mai un buon segno. Ehi, ragazze, questo cesto per il lavoro a maglia non vi ricorda qualcuno? Eh? No, non ci credo! Non può essere! Sono bloccata! Buongiorno, splendori! La nonna! In carne ed ossa? Pensavamo che fossi rinchiusa nel braccio geriatrico della prigione Whoop a trascorrere il resto della tua vecchiaia. Infatti ero proprio lì. Un giorno però ne sono uscita usando l'arma della dolcezza per persuadere una delle guardie. Avendo affinato le mie doti culinarie nelle cucine della prigione, ho potuto preparargli uno dei miei dolcissimi cupcake. La cui ricetta rende le persone così accondiscendenti da poter essere manovrate a piacimento. L'intuito è uno dei tuoi tanti pregi, Samantha cara. Sapete, presto la mia creazione sarà lanciata in tutto il mondo. Perché non ci spieghi in che cosa consiste esattamente il tuo piano? Io voglio che tutti gli abitanti del pianeta assaggino i miei prodotti, Clover. E dopo che li avranno assaggiati, non ci sarà nessuno ad impedirmi di rapinare tutte le banche della Terra. A quel punto potrò finalmente ricostituire la vecchia banda. Così potremo
possiamo passare i migliori anni della nostra vita su un'isola privata a riscaldarci le ossa, a giocare insieme a bocce e a sferruzzare sciarpette. Beh, lasciatelo dire, per essere un'adorabile vecchietta sei proprio diabolica. E tu sei proprio un amore, sei sempre stata la mia preferita, Alex. Peccato che non mi lasci altra scelta che eliminare te e le tue care amiche. È bello rivedere delle vecchie conoscenze. Pronto? Mi scusi se la disturbo, ma per caso ha avuto notizie della prigioniera numero 13468B? Perché dovrei avere sue notizie? Non si trova chiusa in cella? Mi ha chiesto di farla uscire per andare a giocare a bingo, ma non è ancora tornata. Beh, volevo sapere se aveva vinto. È scappata! Cotta dentro a un dolce? Non riesco a credere che questa è la fine che ci aspetta! Io non posso credere che ci abbia imbrogliato in una che ha quattro volte la nostra età! Non sarò più una giovincella, lo ammetto, però sono furba come una volpe! Oh, dobbiamo correre ai ripari anche subito! Forse la cintura con le bolas incorporate può aiutarci. Se solo riuscissi a prenderla. Su, non ti arrendere, Alex. Ecco, l'ho presa. Adesso basta. Provate a rovinarmi il macchinario e ve la vedrete con me. È il momento di usare le maniere forti. Sta calma, nonnina, o ti romperai l'osso del collo. Povera illusa, l'unica che si romperà le ossa sei tu. In tal caso... Vedo che vi piace molto il gioco duro, mie care. Preparatevi a finire mescolate nell'impasto. Perché non ne parliamo meglio davanti a una bella tazza di tè? Mi dispiace, bimba. Non sono brava con le parole, preferisco le azioni. Sono assolutamente d'accordo. Ragazze, date un'occhiata al forno! Dobbiamo scappare prima che salti tutto in aria! Ma sì, andate! Voi mettetevi pure in salvo! Non preoccupatevi di una povera vecchietta come me! Oh! Anche se ha cercato di metterci nel forno e di toglierci di mezzo con pericolosissimi attrezzi da cucina, non sopporto l'idea di abbandonarla! Sì, neanch'io. Dopotutto, lei ha detto che io sono la sua preferita. Fate attenzione! Stavolta l'abbiamo davvero scampata bella. Sono felice che siamo salve e che la missione sia conclusa. Ma dove vuole andare? Grazie mille di avermi aiutata a scappare! Ci vediamo presto, ragazze! Però ha fatto in fretta ad abbandonare i panni della vecchietta in pericolo! Ehi, nonnina, perché non assaggi i tuoi dolcetti? Sono buoni! Com'è buono! Grazie mille, Alex! Aspita, sei stata brava! Così si fa! I tuoi giorni da pasticcera sono finiti, nonna. Si fa ritorno alla Whoop. Oh, ma che bella idea! Devo dire che mi sono affezionata molto alla vostra prigione. Beh, se lo merita di finire dietro alle sbarre. È così brava a manipolare le persone. Proprio come i suoi dolci. Oh. Per fortuna, gli effetti dei suoi cupcake sono durati poco. Mi dispiace solo di non averli potuti assaggiare. Dovevano essere veramente buoni e tanto dolci. Non preoccuparti, Alex. Sei già abbastanza dolce di tuo.
vedere più cupcake in vita mia. E invece guardati un po'. Già, è un'ingiustizia. Perché i cattivi devono rovinare tutto quello che c'è di buono e puro al mondo? Scansatevi da lì, sciacquette, se non volete che vi trasformi in un tappetino sottile. E così Mandy è tornata la perfida ragazza di sempre. La pacchia è durata poco. Hanno un bel aspetto. Quasi quasi ne assaggio uno. Chi è quell'incompetente che li ha preparati? Trent! Toglimi da qui sotto, sbrigati! Sì, subito, Mandy. Non so voi, ma in fondo sono felice che sia tornata come prima. Avere a che fare con una Mandy latte e miele mi metteva i brividi.